proseguito all'inizio del mese con una 3 giorni dedicata ai bambini, ai più piccolini, con la città in gioco, e stiamo proseguendo con queste manifestazioni per i padroni, quindi vogliamo proprio coinvolgere l'intera collettività, e quindi ecco, per me che corre il sociale è una grossa, grossa soddisfazione nel vedere la collettività e i cittadini partecipare in massa a queste iniziative. Protagonista sotto in piazza, noi ci troviamo dentro il terrazzo che ci permette appunto questa stupenda panoramica. Dicevo, protagonista la bellezza femminile, ne parliamo con Mario Montalbotti, assessore alla cultura e al turismo presso Corridoia, un'iniziativa splendida, un'iniziativa che ci parla comunque sempre dei festeggiamenti dei padroni San Pietro e Paolo. Questa sera siamo passati in uno scatto un testacoda tra Sacco e Profano, dalla processione, subito dopo la messa, alla sfilata di Miss Italia. In particolare quest'anno è bello perché si svolge all'interno di questa piazza che abbiamo riaperto proprio oggi pomeriggio, dopo anni di restauri, cioè più che restauri è stata proprio trasformata, non è che prima aveva un aspetto completamente diverso, era un'autostazione dei pullman per i primi del Novecento, e davanti c'era il piazzale, che era il deposito praticamente. Esatto, perché questa sera si va a decretare la Miss Provincia di Macerata. Sì, infatti la selezione provinciale, la vincitrice di questa sera andrà direttamente in finale, quindi è una cosa importante, diciamo è un evento che meritava secondo me per la città di Corridoia per festeggiare l'altro evento che era appunto la retrocessione di questo spazio urbano molto bello all'ingresso di Corridoia. Marco Moscatelli, il volto, la voce oramai tradizionali per quanto riguarda il concorso di Miss Italia, le selezioni di Miss Italia, una serata stupenda, grandi novità, in primis che questa piazza appena inaugurata. Marco, ma esiste sempre questa impressione del palcoscenico di Miss Italia? Guarda, questa serata era veramente molto bella perché la cornice, la location era spettacolare, forse arrivando qua non si notava, ma una scalinata molto emozionante, un pubblico che stasera ha gremito in ogni ordine di posti, quindi è stato tutto particolarmente bello. Tantissime ragazze, come sempre, molto belle, ma stasera ancora una volta hai dimostrato che sono anche intelligenti, che hanno sogni, che hanno ambizioni, le interviste sono risultate interessanti. Sì, diciamo che si sta sviluppando sempre di più questa teoria che non sono solo belle, una volta le bellezze un po' tra virgolette che passatevi questo termine, invece hanno visto stasera delle ragazze decise e concrete che sanno di certo quello che vogliono dalla vita. Martina, la domanda di rito, il primo sogno che vorresti si avverasse? Adesso sinceramente non so, perché sono molto emozionata, però io penso più a una cosa per me per il futuro, quindi essere modellista di scarpe e quindi lavorarmi anche. Quindi penso più per il futuro. La lacrima, Martina, la lacrima sta bene nella vittoria. Lacrima, adesso fare le gocce. Martina, abbiamo sentito dall'intervista appunto che tua sorella ti ha preceduto. Un pochino, ti ha aiutato, ti ha stimolato a seguire quella che è stata la tua esperienza. Sicuramente. Lei, mia madre, tutta la mia famiglia, tutta che già c'è stata, mi ha dato molto un aiuto. Sappiamo che sei emozionata, Martina, ma ci troviamo in questa bella città. Al volo, prestissimamente una dedica a Corridoia che ti ha visto vincere. Grazie a tutti che mi avete votato e mi avete portato fortuna, quindi grazie. Una piazza molto incredibile perché ha deciso, come sappiamo lei ha fatto, di sostenere, di aiutare effettivamente l'amministrazione comunale nella realizzazione del restauro di questa piazza. Sì, infatti è stato deciso così, quasi per scherzo. Perché io rappresento una società così degradato e messo male che proprio abbiamo deciso di restaurarlo per far sì che appunto riportarlo come era nel 1914. In effetti è stato costruito nel 1914 come garage e oggi l'abbiamo portato a antichi splendori per poi destinato per una banca oppure per un bar recreativo, qualcosa
per il pubblico cittadino di Corridonna. E più? Marzio Cacamo è imprenditore edile, nasce in Sicilia, poi arriva qui nelle Marche, lui vive a Pieve Torrina, momentaneamente lavora a Corridonna e questa sera fa parte della giuria. Insomma, un compito arduo, quello di votare, giudicare delle belle ragazze, soprattutto quando ad essere belle sono in tante. Quali i criteri che ha utilizzato per stabilire il voto? Il fascino, il movimento e anche la grinta, che è la cosa più bella che porta una donna, che quando si presenta deve dimostrare che, diciamo, che c'è carisma, c'è fortezza, che sa muoversi, che sia sicura di se stessa. Caratteristiche che lei riscontra in Martina? Sì, è giovane, abbastanza, per me c'è un buon futuro, perché ha tutte le componenti giuste per arrivare fino in fondo. Ultima serata per quanto riguarda questo speciale, vissuto all'interno dei festeggiamenti per i patroni San Pietro, Paolo e Donato a Corridonia. Ed è una serata particolare, non solo per noi ma per la piazza di Corridonia. Questa sera il concerto di Inter Music. Beh, forse è un titolo che la dice lunga, però noi vogliamo ascoltare dalla voce di Carlo Bonanni, che ne è il fondatore, perché questo nome, e soprattutto questa sera Caro De André. Cosa vuol dire? Caro De André per cercare di, così, con molta arroganza.